Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. I miei contatti per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricorda di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di un amico, dovete avere tutte e due lo stesso bunker, una LG Retro Custom e il centro operativo con una LG normale dentro. Allora, questo glitch è come il precedente, cambia solamente un piccolo passo perché si buggava svariate volte facendolo nell'altra maniera e poi comunque ci buttava fuori. Può capitare che alcuni di voi non li butta fuori e ad altri sì, quindi per quelli che non li butta fuori fate il vecchio, per quelli che automaticamente vengono buttati fuori dal bunker fate questo, anche se a volte butta fuori anche con questo glitch. Come ho già detto in alcuni commenti, il glitch è un po' instabile. Detto questo ragazzi, passiamo al glitch. Nel centro operativo mobile dovrete avere una LG normale, il vostro amico dovrà stare nel suo bunker e diventare Motorcycle Club ed invitarvi nel suo club. Una volta che vi avrà invitato, voi dovrete andare vicino alla porta e accettare l'invito di Motorcycle Club ed accettare rapidamente anche l'invito, anche il messaggio per uscire dal centro operativo mobile. Ragazzi, guardate bene questo passaggio. Allora, alcune volte, mentre che comunque c'è la schermata nera, il vostro amico dovrà diciamo sciogliere il Motorcycle Club. Come dicevo, alcune volte potrà buttarvi fuori dal bunker, come è successo a me. Non ho voluto tagliare il video proprio per farvi vedere questa cosa, perché visto che alcuni giocatori di EVR panico, come succede qualcosa che non è nel video, non sanno gestire la situazione, se fanno via dal panico, poi scrivono pure cazzate che il video non funziona, il glitch non funziona, solo perché non sono capaci. Quindi ve lo dico prima, è il glitch è un pochino instabile ragazzi, quindi andiamo a ripetere il passaggio. Il vostro amico nel suo diciamo bunker, voi nel vostro bunker, vi manda l'invito per Motorcycle Club, accettate l'invito. Come vedete qui in alto a sinistra compare la scritta, dovete accettare sia l'invito che quella scritta per uscire dal centro operativo mobile. Vi mettete qui come sono io e fate XXX tante volte X ragazzi, e quando c'è schermata nera il vostro amico scioglie il Motorcycle Club come avete visto nella miniatura. A questo punto, se sarete riusciti a farlo bene, diciamo che non serve tempistica, se comunque l'avete fatto bene, vi troverete nel bunker del vostro amico, potrete andare dal meccanico e procedere con il resto del glitch. Andate dal meccanico qui, premete la freccia destra e aspettate mentre il vostro amico entrerà con amici dentro il centro operativo mobile. A questo punto scomparirà il centro operativo mobile, il vostro amico entrerà giustamente nel centro operativo mobile, dovrà uscire dal centro operativo mobile, prendere il centro operativo mobile ed uscire dal bunker. Ragazzi, è un passo semplicissimo, però dovrà farlo perché altrimenti potreste rimanere buggati in seguito. Una volta che sarà uscito dal bunker dovrà solamente uscire dalla sessione e basta, andrà in modalità creatore e uscirà dalla sessione. Thank you.
Una volta, ragazzi, che il vostro amico sarà uscito dalla sessione e si troverà nel creatore, noi potremo suicidarci. Quando ci suicideremo, ragazzi, spawneremo nel porto, che è il luogo dove andremo a fare il glitch. Come ho detto, questo glitch è vecchio, cambia solo quel passaggio. Ad alcuni fa un bug, ad alcuni ne fa altri, quindi fate bene attenzione. Quando siete nel porto, chiamate la vostra LG Retro Custom. Non so se funziona con altre auto, però fatelo con la LG perché è quella che paga di più. Poi, se volete provare con altre auto e le perdete, non mi prendo nessuna responsabilità, insomma, ragazzi. Quindi, allora, a questo punto prendete, aspettate un attimino che arriva l'auto. Una volta che vi è arrivata l'auto, prendete l'auto e andate verso l'entrata del molo, ragazzi, e chiamate il centro operativo mobile. Io vado verso l'entrata del molo perché almeno mi spawna il centro operativo mobile all'interno del molo, insomma, perché altrimenti, se magari sto al molo, me lo spawna ancora al mondo o vicino ai garage o altri cazzi. Quindi a questo punto richiamiamo il centro operativo mobile e andremo a entrare nel centro operativo mobile con l'auto. Se avete fatto tutto bene, ragazzi, e il vostro amico comunque è uscito dalla sessione cazzi e mazzi, insomma, nel tempo che avete visto, qui non si dovrebbe buggare, o meglio, non dovrebbe rimanere per tanto tempo in questa schermata nera. Se rimane nella schermata nera e non vi dà quest'altra schermata, vuol dire che comunque avete toppato qualcosa, o comunque la sessione è buggata e dovete ripetere il glitch. Però generalmente, se fate tutti i passaggi fatti bene, non accade nulla. Qui potete scegliere due vie, ragazzi: una, andare in una missione, e una, scegliere una gara. Allora, se scegliete una gara, vi farà spawnare al molo, respawnerete nel punto dove siete. Quindi scegliete una gara e uscite, o scegliete una missione e uscite. Se invece scegliete la missione, vi farà spawnare al bunker. Io ho fatto al bunker perché mi sono trovato più comodo al bunker, però voi potete fare come vi pare, insomma. Quindi a questo punto, che cosa fate? Io sono nel bunker e voi giustamente avrete l'auto vicino a voi. Se siete al molo, avrete anche il centro operativo mobile vicino a voi, quindi potrete entrare nel centro operativo mobile con la LG. Io invece qui sono al bunker, prendo la mia LG e entro nel bunker per metterla dentro al centro operativo mobile, dopo averlo rimandato al bunker. Quindi a questo punto, che cosa faccio? Vado a prendere la mia LG. Se non vi spawna vicino, ragazzi, non vi preoccupate, basterà comunque chiamare un'altra volta una missione, entrare in una missione, riuscire, l'auto ve la troverete vicino. A questo punto entrate sulla LG, rimandate il centro operativo al bunker, entrate nel bunker, mettete l'auto nel centro operativo mobile, o meglio, confermate la duplicazione e il gioco è fatto. Basterà aspettare il vostro amico che rientra nella sessione e potete continuare a duplicare. È un pochino laborioso il glitch, ma non più di tanto, perché una volta che ce l'avete piata a mano, gliela fate tranquillamente. Un altro piccolo appunto, ragazzi: il microfono non mi funziona bene, quindi non rompete il cazzo nei commenti e dire ah, ma il microfono, comprate il microfono. Se volete che mi compro un microfono, regalatemelo voi, così non mi rompete il cazzo e a posto. Comunque, detto questo, ragazzi, mo a parte gli scherzi, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. Thank you.